Ciao a tutti ragazzi, da Coraggio 29, da Beach Love for Beach, no, a parte gli scherzi. Bentornati sul mio canale per questo nuovo video. Io sto registrando di seguito alla scorsa parte e sono ancora abbastanza sconvolto. Se sapete perché, bene, se non sapete perché vi vedo guardare la terza parte, perché c'è stato qualcosina e magari vi invito a lasciare tutto il video, a guardare tutto il video, perché ragazzi, davvero, l'epicità. Ok, prendiamo queste 5 bustine ragazze che ho lasciato qui dopo nella scorsa parte e mettiamo il box solo quello lì in fondo. Eccole qua. Io provo a salvarne una come ho provato con quella di Gaio Volcano. Roar. No, non ce la faccio. Proprio non ce la faccio. La apro sotto, dai, la apro sotto come fa qualcuno. Sotto, 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 vai. Spacco le carte, sicuro. Ok, faccio anche il trick perché vedo che mi ha parlato fortuna. Quindi uno, due, toglio le cose. Questo sotto, questo qua, ok. E vediamo ragazzi se riusciamo a trovare qualcosina ancora di bello oppure se magari almeno qualche oro. Dai, vediamo. Ok, Lotan, orsi, cavalli e tutto il resto. Tentacle, Lantern. Oh, il mio amico Electross, sì, è doppia E, Electross. Olo, bellissima ragazzi, subito un olo in questa prima bustina. Perché dico mio amico? Perché nelle lotte online mi piace davvero molto usarlo, essendo un rarely used, cioè usato raramente. Non è che sono tipo tagliando qualche card, no, perché sono più duro del solito, per quello che sto filmando. Ok. E mi piace usarlo ragazzi come Pokémon, per me è molto bello, no non è vero, non è bello, però molto utile perché può essere usato in più modi. Quindi vediamo ragazzi, adesso senza parlare di competitivo, di aprire quest'altra bustina con Masquerain, sì, Tentacool, Lombre, Starmie o Stario, qualcosa del genere, e questo. Bene, abbiamo altre tre bustine, ne ho fatte solo due, mi abbiamo già trovato una olio e tanta bella roba ragazzi, specialmente nelle scorse parti. Vi invito a vedere tutte, anche quelle ragazzi di Gaia Volcano, perché davvero c'è tanta roba da vedere, ve lo dico io ragazzi, ve lo assicuro, ve lo assicuro. Clamper, Skitty, Salio, questa è Kindra, sì, Kindra. No, 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 piano, 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 no, fatemi stare male. Oh mio Dio, non ci credo. Kyogre X, giapponese, originale, prima edizione, lucente, bello, Japanese, grande Kyogre. Ok, per chi non lo sapesse, magari chi è, diciamo, uno non molto esperto nel collezionismo, ragazzi, le carte giapponesi sono quelle che valgono di più, quelle che sono fatte meglio, quelle più da collezionista, diciamo. Ragazzi, avere tutte queste carte, tutto questo ben di Dio giapponese è qualcosa veramente di indescrivibile. Da questa parte ragazzi mi meritano tanti like, tanti like, ho detto, anche perché più di tanti, tanti like. E così come la parte scorsa ragazzi, anche perché è la parte finale, quindi direi che ci sta ragazzi. Kakuna, Bibarel, Phoebus, una corda per, vabbè, e Mega Gardevoir, anzi no, Gardevoir, odio chi dice Gardevoir, perché ho detto allora Gardevoir? Oh, un nome francese, un inglese, decidetevi. Ok, 1-2, trick, vediamo se concludiamo almeno con l'olo, spero di sì ragazzi, vi invito ancora, lasciate un bel mi piace, mi raccomando per una parte epica, come se questa, come quella delle scorse, insomma, quindi vi do a vedere ragazzi, è un consiglio mio veramente, guardate tutte queste aperture se non avete ancora viste, o anche riguardatele perché no, mi ha dato davvero tantissime queste 40 bustine totali tra le 4 parti di Gaia Volcano e Tidal Storm. Electric, oh no, ce l'avevo, Barboch, no, Barboch, sì, boh, non mi ricordo, Cincho,
del Ketty. Oh, finiamo con un oro grandissimo, al meglio, grande, 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 grande. Ed è un quello che non è Gorbis, ma è l'evoluzione di Grumper, che è, aspettate, non mi ricordo, beh, non mi ricordo, ok, basta. Comunque ragazzi, ringrazio di cuore questo box, ringrazio di cuore quest'altro box, perché ragazzi mi hanno dato davvero tantissime cose. Vi invito a vedere tutte le aperture che abbiamo fatto, lascio tanti bei pollicioni in su, mi raccomando, se non siete ancora iscritti, perché arriveranno altre aperture, anche quelle inglesi, italiane e tante cose in generale, tra gameplay, collezionismo e tutto quanto. Io vi lascio tanti bei pollicioni in su ragazzi, commentare, iscrivervi, guardare la descrizione per la mia pagina Facebook, per il secondo canale, e un saluto a tutti dal vostro... No, non riesco più a parlare, vabbè, è l'emozione ragazzi, dopo tutta questa roba trovata. Ok ragazzi, un salutone da vostro 409. Ciao ciao!